Cos'è che mi serve? Tante stick per fare. Cos'è? Tintura marrone. Ah, si fa con i semi. Non lo sapevo io sta cosa. Un po' di stick, tanta legna. E questo? Lana. Si può fare anche con i semi, ma allora cosa serve la tintura? Non lo so. Vabbè, prendiamo un sacco di legna, proprio tanta. Ok, un sacco di legna l'abbiamo presa. Una cassa, una sola però. Ora un po' di recinzioni. Mi è venuta un'altra idea, non lo voglio fare. Tante recinzioni mi servono però. Comunque tra poco arriva il sole. Allora andiamo a posizionare la cassa in cui ci mettiamo l'arco e poi andiamo. Ok, ora pappagallino andiamo a fare la mia idea che tu non sai ancora. Sarà un po' un casino perché come faccio? Non lo so. Fammi provare un pochino. No, ho sbagliato, questa non ci va. Ok. Va bene. E un angolo l'abbiamo fatto. Vediamo se è carino. Possiamo passare? No. Vabbè, dai. Così è anche carino. Ora, secondo, prossimo angolo. Anche questo non sarà proprio la cosa più facile del mondo, però si posso passare, no? Cavolo, che pizza! Così, direi. Sì, così sì. Ok, secondo angolo fatto. E ora mi servirebbero gli altri angoli, che però come cavolo fare? Ah, così? L'altro l'angolo, però allora innanzitutto direi di andare a dormire che qua c'è un casino assurdo. Aspettate un attimo, eh. Comunque c'è gente che mi sta scrivendo ciao, io gli risponderei ciao, però non sono molto professional perché sono un po' una pipa, cioè sono un po' nuovo su Twitch, quindi non so bene come funziona. Quindi per ora vi rispondo a voce oralmente così. Allora fa un po' di parkour e vediamo di raggiungere. Ok, vediamo, ci arrivo? No, non ci arrivo. Aspetta, fammi vedere. Ma? Ma mi è scomparso il blocco. Ma siamo seri? Aspetta. Riproviamo. Non saltiamo perché già prendiamo tantissimi danni. Allora, ora. Ok, ora non è scomparso. Prima sì, non so perché. Ah, da qua ci arrivo. Ok. No. Quella è sbagliata, ma poi la tolgo. Ok, perfetto, molto più carino. Qua
fatemi togliere quella là che è proprio brutta. Oh, l'ho presa al volo, buona. Facciamo così. Allora, fatemi un attimo risalire perché non mi ricordo dove era la zona in cui volevo andare per cercare il tempio. Ah, lì, andiamo. Vediamo, magari... Eh sì, infatti ho finito di cucinare, mettiamo a cuocere il cibo. Così. Ok, ora possiamo andare all'avventura. Vabbè, scendiamo dalle scale. Ok, all'avventura. Vediamo se in questo lato c'è il tempio. Io sarei davvero contento di trovarlo perché è veramente difficile. Vediamo, vediamo, vediamo. Ciao altro pappagallino. Ma il mio pappagallino dov'è? Aspetta, che questo ci mette 5 ore se non lo prendo. Ok, andiamo. Andiamo. Di là mi sembra più interessante. Vorrei trovare anche i panda. Cioè, io mi accontento anche se non lo trovo il tempio perché è raro. Però un panda lo vorrei trovare. Qua c'è del bambù. Prendiamolo. Bambù! Mio bambù. Un ocelot, ciao ocelot. No, neanche una foresta di bambù? Cos'è? Ma? Mentre guardiamo anche intorno se vediamo qualcosa che non si sa mai. Facciamo così. Quell'albero è molto carino, però la mia casa io l'ho fatta, quindi basta casi. Allora, qua come si prendono queste cose? Con l'ascia? Sì. Un'altra asciata, oh, ok. Meloni. Meloni e bambù. È un panda! L'abbiamo trovato, c'è un pandino. Aspetta, aspetta, aspetta. Tieni. Che carino. Sì, bellissimo. Finalmente andiamo a prendere altro bambù. Panda. Panda. Ok, raccogliamo anche i meloni. Possono servire. Ma che bello quel pappagallo blu. Ho un semino, io me la rischio. Anzi no, voglio trovarne altro, non me la sento. Ok, 2, 3. Ok, pappagallino blu. Ah, vabbè, a posto. Che bello! Ora un pappagallino azzurro. È un pappagallino blu. Che carini. Speriamo non muoiano. Ora. Corriamo. A cercare altre cose interessanti. Ma sono scesi entrambi? Sì. Dove sono andati? Sì. Vabbè. Ah, siete qua. Ciao. Ma li sono ripresi tutti e due. Andiamo. Altro bambù che io lo prendo perché è molto bello. Poi magari più avanti faccio una coltivazione di bambù. Vediamo un po'. Qua niente. Niente. Così fitte. Poi non c'è. Qui non c'è nulla. Ma dai, che vergogna.
tutti trovano senza difficoltà il tempo. Io ci metto 8 ore. Quella è la mia casa, Massimo. Abbiamo fatto il giro giro tondo. Ma abbiamo fatto il giro giro tondo. Ma là. Ma non me ne sono manco accorto. La continua. Vai, allora andiamo di là. Sto prendendo un po' di danno, ma non importa. Parliamo. Mamma mia, che succede? Ma aspettate. Ragazzi, cosa abbiamo trovato? Mamma mia, come si scende? Ferro! Prendiamo anche se ne abbiamo in abbondanza. Però per fare full armature e oggetti tutti in ferro ne abbiamo usati parecchi. Quindi io lo prendo. No, aspetta, non abbiamo le torce. Ah no, sì, qualcuno. Bene. Sì. Sì, sì, si sente. Ah, tu eri? Anche tu, sempre a dormire. Cosa vuol dire? Mamma mia, non l'ho visto. No! No! Leggete la chat, è esploso il mio pappagallo. Mannaggia te. Odio i creeper. Ah, è brutto. Vabbè, dai. Questo ferro ce lo prendiamo. Bello. Ho già fatto. Sì, poi vado. Prendiamo tutto quanto. Sopravvivenza. Aio. Andiamo. No, per quello è ferro. Non è ghiaccio. Vai. Ora c'è mio padre che vuole vedere cosa ho costruito e io lo accontentiamo. Ma di qua continua. Non sto volando. Ce l'ha. La corrente tipo salmone? Sì. Vabbè. Ricordiamoci questo punto che c'è una bellissima cosa. Là, comunque si dovrebbe già scorgere. Magari per chi è entrato ora. Dov'è che si... Eccola! Sì, sì, è proprio bella, mi è venuta bene. Si sale. Qua c'è la mia... Aspetta. Ok. Qua c'è la mia casetta, con tutto il necessario. E sopra... Sì, vabbè, non è che devo avere case enormi, eh. E qua c'è la mia zona arco. Però non ho le frecce. E magari aspetta che per non fare... così. Ok, prendo un po' di carbone, creo le torce e andiamo... Allora, non c'è... La cucina? Guarda che c'è la cucina questa. Prendiamo un po' di torce. Dove si trovano? Torce? No, non dirmi che non abbiamo i bastoncini. Ma non abbiamo neanche il legno. No, il legno ce l'abbiamo. Ah, no, è vero. Allora, cos'è che devo fare? Le torce. Ho preso il carbone, infatti, eccole qua. Rimettiamo il carbone qua. No, no, l'andesita. E mettiamo questo.
Qua vedo che sono un po' pieno di sporcizia, il minerale di ferro, per ora lo lascio qua. Un po' di bambù, le piume non mi servono, i meloni nemmeno, questo ne credo e questo neanche. Vabbè, di resistere. Ok, andiamo. Aia. Vabbè, andiamo. Ah, ok, dov'ero? Mamma mia, il mio senso dell'orientamento indeciso. Mi sembra ero di qua, però. Cavolo era? Torniamo verso la casa. Ma c'è un altro pappagallo. Allora. Qua? Ah sì, ora mi ricordo, ero qua, credo. Vero? Sì, ero qua. Ok, andiamo. Ok, dice, corripita, però va bene. Ok, qua. Siamo ad altezza 28. Ferro così così, neanche lo prendo. Poi semmai lo torno, lo prendo. Continuiamo. No, finisce già così. Triste. Allora tolgo questa torcia, la metto qua. Non si sa mai. Sento uno slime però. E anche dei zombie. Proviamo a scavare un po' in giro, magari. Pace, andiamo a prendere il ferro e poi andiamo a cercare un'altra caverna. Ah, ma è esploso il pappagallo azzurro. Ah, vabbè. Era un mio compagno, però. L'importante è che voglio assolutamente quello blu perché è uno dei più rari, quindi è meglio che non esploda. Oh no, è uno scheletro. Ma c'è l'arcangelo. Usi! Dimmi che me lo dà. Me lo dai? Me l'ha dato? Me l'ha dato. Dai. Non me l'ha dato. Però almeno un pochino di frecce me l'ha data. Quello è l'importante. Però respirare. Ferro. Finito i blocchi. Ma no, l'osso. Ok, ci siamo. Prendiamo tutto. Ancora, questa miniera è proprio ricca di ferro. Andiamo. Posso? Ok. Andiamo a cercare altre miniere là, che a noi servono. Anche l'oro in realtà andrebbe bene perché mi sembra di avere qualche mela.
sono sempre. Chissà, magari. Andiamo, andiamo, andiamo in cerca di averne. Tanto le coordinate me le sono salvate. Se mi allontano da casa non mi importa, perché questa cosa delle coordinate non me ne sono mai accorto, ma è utilissima. Ora, vabbè, scendiamo un pochino. Ancora. Ho visto un lago lì, sì, infatti. Però qua la giungla finisce, peccato. Vabbè. Quella sbaglia è una grotta. Sì, mi sembrano tante grotte. Vabbè, iniziamo da questa. Mi sa che questa. Vabbè, prendiamo il carbone, perché se finiscono le torce possiamo rifarcela. Ok. Ma si dai. Chissà quante cose posso fare. Davvero? Non sei tu. Qualcuno mi ha scritto? Ah, uno sono io, allora un figo. Allora, niente, questa lo sapevo, era, si vedeva tantissimo e... Poi volevo andare anche a esplorare il mare, perché negli ultimi aggiornamenti hanno fatto veramente delle cose bellissime col mare. Voglio trovare un veliero. Ah, qua c'è la mappa. Se vado al cartografo... Sì, un veliero abbandonato. Aspetta, se vado al cartografo, cos'è che serve per ingrandire la mappa? Non mi ricordo, io non so sto a ste cose. Beh, fammi vedere un attimo le coordinate intanto. 334 8 4 1 1 4 334, quindi deve scendere. Mentre andiamo, iniziamo ad andare a 334. Poi pensiamo al 188, che è sbagliato però. Se trovo canne da zucchero le vorrei prendere per fare carta. Ok, scalinata è la più difficile fatta e ora corriamo. Eccola lì la mia casa. Ma veramente non ci sono canne da zucchero? Ora voglio andare a vedere cosa serve per ingrandire la carta. Tanto la canna da zucchero ce l'ho, però niente carta. Bravo. Mamma mia, oggi mi sento proprio in gamba a salire le scale. Allora, cos'è che bisognava fare per ingrandire il cartografo qua? Allora, mappa. Questo cos'è? Mappa 1. Ah, ma io ne ho un'altra. E se faccio così? No. Magari così? No. Allora aspetta. Ah, ma perché questo è 0. Ma no, 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 aspetta, arrivo io la mia altra. Mappa 0. Ah, questa è la mappa del villaggio. E questa invece è la mappa. Aia! Basta chiedere. Aia! Allora, lettino. Poi me ne devo creare.